Dunque, quando Mangano al telefono parlava di droga, diceva cavalli? Perché Diceva cavalli e diceva magliette talvolta. c'è, se ricordo bene, nell'inchiesta dell'Anselm Valentino, un'intercettazione tra lui e Marcello Dell'Utri in cui si parla di cavalli. Probabilmente non so se si tratti della stessa intercettazione, se mi consente di consultare, No, in questa intercettazione in cui si parla di cavalli è un'intercettazione che avviene fra lui e uno della famiglia degli Inzerillo. Ma ce n'è un'altra, nella Sì, San Valentino, con sì. lui e Dell'Utri. Sì, il processo di San Valentino, sebbene io l'abbia gestito per qualche mese, non è un processo che io conosca bene in tutti i suoi dettagli perché appunto non l'ho istruito, mi sono dichiarato incompetente. Comunque lei, in quanto esperto, lei può dire che quando Mangano parla di cavalli al telefono vuol dire droga. Comunque che avesse questa passione di cavalli risulta effettivamente a verità perché anche nel processo questo dell'estorsione di cui ho parlato non ricordo a che proposito venivano fuori dei cavalli, effettivamente cavalli, non cavalli come parola che mascherava il traffico di stupefacenti. E Dell'Utri non c'entra in questa storia. Dell'Utri non è stato imputato del maxi processo per quanto io ne ricordi. So che esistono indagini che lo riguardano e che riguardano insieme Mangano. A Palermo. Sì, credo che ci sia un'indagine che attualmente è a Palermo con il vecchio rito processuale nelle mani del giudice istruttore, ma non ne conosco i particolari. Dell'Utri, Marcello Dell'Utri o Alberto Dell'Utri? Le due. Non ne conosco i particolari, potrei consultare avendo preso qualche appunto, cioè si parla di Dell'Utri Marcello e Alberto, Le due. entrambi, I fratelli. sì. Quelli della Publitalia, insomma. Sì. E tornando a Mangano. La connessione tra Mangano e Dell'Utri. Si tratta di atti processuali dei quali non mi sono personalmente occupato, quindi sulle quali non potrei riferire nulla con cognizione di causa. Perché si è detto che ha lavorato per Berlusconi. Non le saprei dire in proposito. Come magistrato ho una certa ritrosia a dire le cose di cui non sono certo. Questa vicenda che riguarderebbe i suoi rapporti con Berlusconi, è una vicenda che la ricordi o non la ricordi, comunque è una vicenda che non mi appartiene, non sono io il magistrato che se ne occupa, quindi non mi sento autorizzato a dirle nulla. Une chose que je voudrais savoir, c'est comment Mangano et Dell'Utri se sont connus, s'ils sont connus d'après lui. C'est ça que je voudrais savoir. Lei sa come Mangano e Dell'Utri si sono conosciuti? No, non lo so perché questa parte dei rapporti di Mangano, ripeto, non fa parte delle indagini che ho svolto io personalmente, conseguentemente quello che ne so io è quello che può risultare dai giornali o da qualsiasi altra fonte di conoscenza, non è comunque mai una conoscenza professionale mia. E sul punto, peraltro, non ho ricordi. Parce qu'ils sont de Palerme tous les deux, d'après vous. Sono di Palermo tutti e due. C'est possible? Non è una considerazione che induce ad alcuna conclusione perché il fatto che fossero di Palermo tutti e due non è detto che si conoscessero. C'è un socio di Marcello Dell'Utri, tale Filippo Rapisada, che dice che questo Dell'Utri gli è stato presentato da uno della famiglia di Stefano Bontate. Beh, considerato che Mangano, ricordo, appartenesse alla famiglia di Pippo Calò, evidentemente non sarà stato Mangano, non sarà stato qualcuno cioè non saprei individuare chi potesse averglielo presentato.
Lei Rapisarda ne ha sentito parlare? Rapisarda, so dell'esistenza di Rapisarda, non me ne sono mai occupato personalmente. Perché a quanto pare Rapisarda, Dell'Utri erano in affare con Ciancimino tramite un tale Alamia. Che Alamia fosse in affari con Ciancimino è una circostanza da me conosciuta e che credo risulti anche da qualche processo che si è già celebrato. Per quanto riguarda Dell'Utri e Rapisarda non so fornirle particolari indicazioni, trattandosi, ripeto sempre, di indagini di cui non mi sono occupato personalmente. Lei in quanto uomo, non più in quanto giudice, come giudica la fusione che si opera, che abbiamo visto operarsi, tra industriali al di sopra di ogni sospetto come Berlusconi o Dell'Utri e uomini di onore di Cosa Nostra? Ripeto, con riferimento a questi nominativi che gli ha fatti, io non ho personali elementi tali da poter esprimere opinioni. Un investigatore ci ha detto che al momento in cui Mangano lavorava per Berlusconi c'è stato un sequestro, non a casa di Berlusconi, però di un invitato che usciva dalla casa di Berlusconi. Non sono a conoscenza di questo episodio.